Robert Doisneau diceva che le radici della sua formazione andavano ricercate nella strada, nello splendente disordine che trovava nelle vie delle banlieue parigine. Noi sappiamo invece che la formazione di Doisneau ha radici molteplici, anche le commissioni, il lavoro per Renault, quello per la moda, quello per Vogue, sono tutte tessere di un grande mosaico che avrebbe composto la vita di uno dei più grandi fotografi di sempre. Molti suoi riferimenti vanno anche individuati in suoi celebri colleghi, forse è meglio dire maestri. Robert Doisneau non ha mai nascosto di avere un debito di riconoscenza con due giganti della fotografia umanista come André Kertész e Bresset. Erano due fotografi forse sempre in competizione, che si influenzavano l'uno con l'altro. Il primo più intuitivo, il secondo più formale. Nella fotografia di Robert Doisneau noi questi aspetti li vediamo entrambi, perché nelle fotografie di Robert Doisneau noi possiamo addirittura ritrovare la complessità dell'animo umano. Quei paesaggi sono il nostro cranio, quei soggetti sono la nostra coscienza. Più che da qualunque altra cosa, Doisneau aveva imparato dal lavoro di Kertész e Bresset che la fotografia è un'arte funambolica, è un gioco di equilibri in cui l'emozione del soggetto ha la stessa importanza del contesto in cui si trova. Dall'attitudine surrealista di Bresset e dall'istinto puro di Kertész, Robert Doisneau impara a rendere magici anche i momenti più banali, ed è sorprendente, sembrano costruiti. Sta anche lì il grande segreto della fotografia di Doisneau. Niente vero, niente falso, tutto è verosimile. Non sappiamo mai quanto una scena sia reale e quanto costruita, e a metterci il carico da 90 arrivano anche dei titoli che ci trasportano nel contesto ironico, come in Café Noir et Blanc, dove vediamo a confronto il candore di un abito da sposa con gli abiti invece sporchi di un uomo che è appena arrivato dal lavoro, probabilmente fa lo spazzino o il minatore. Con quella fotografia Robert Doisneau ci mostra la complessità di una piccola comunità come può essere quella di un locale. E possiamo leggere nella fotografia di Doisneau anche l'ossimoro di una sorta di spontaneità costruita, quando costringe un amico antiquario a mettere in vetrina un dipinto, un nudo di Wagner, fa spegnere le luci del negozio in modo che nessuno potesse vedere mentre lui fotografava dall'interno, così immortala la reazione della gente. Un regardo oblique, mentre una donna sta guardando un quadro con il quale probabilmente vuole arredare casa, il marito furtivo, senza farsi accorgere, invece guarda al nudo. Ed è sensazionale come Robert Doisneau riesca a rendere ogni momento importante, che sia attraverso l'ironia di un braccio che non sappiamo a chi appartiene, che ha dimenticato il proprio strumento fuori dal vagone della metropolitana e cerca di recuperarlo, o nello sguardo malinconico di una ragazza in un caffè con la quale entriamo in empatia, vorremmo sapere che cosa pensa, vorremmo poterla aiutare. È vero, la strada è la vera fonte di ispirazione per Robert Doisneau, ci consegna sempre dei lati della realtà che senza di lui non avremmo potuto vedere. A volte agisce su questa realtà, a volte si limita a testimoniarla. E se tutto questo a volte sembra una sfida a noi che guardiamo e vogliamo capire quanto queste situazioni siano costruite e quanto no, in realtà l'intenzione di Robert Doisneau è esattamente l'opposto. Non facciamoci questa domanda, andiamo oltre. Perché grazie all'arte non c'è alcuna differenza tra quello che è successo e quello che sarebbe potuto succedere.